c'è qualcun altro. E complimenti, bravo, complimenti Uccio. A Uccio, che avremo più là ospite qui da noi. Ma invece parliamo adesso di telegiornali, perché sì, ogni televisione locale, anche la più piccola, ha ovviamente il suo telegiornale e ha il suo anchorman di punta, no? Quindi beh, facciamo sì, un esempio, facciamo un esempio. Dimmi un giornalista. Fede. Giornalista. Bravo, Mentana. Ecco, immaginate Mentana, metteteci la voce del casello all'autostrada. Sì. Bravo, vi fate 4 gin tonic, sì, ma pesanti. Il risultato è quello che stiamo per vedere. Non è un comico, è un giornalista vero. Siciliano. Di Teleacras, che è ad Agrigento. Si chiama... Fuoriclasse. Fuoriclasse. Questo non è finto, è vero. È vero, cioè, ci teniamo a farvelo vedere. La nostra vecchia conoscenza, anche radiofonica, si chiama Angelo Ruopolo. Guardate. Eccezionale. Ad Agrigento, in contrada Maddalusa, è latitante il servizio pubblico di spazzamento delle strade. E allora le donne della zona scopano. Eccole qui, una ramazzata su e una giù, poi a destra e a sinistra. Bando alle facili allusioni sessuali. Loro sono le scopatrici e lo sono nel senso letterale. Scopano davvero, armate di scope e palette. In contrada Maddalusa, così come già accade in alcuni quartieri della Napoli sommersa dai rifiuti, un gruppetto di donne volenterose, determinate e soprattutto arrabbiate ha impugnato la ramazza. Pensando ciò che si pensa che pensino loro, è pensabile che loro penserebbero di spaccare il manico della scopa in testa a chi sarebbe obbligato per legge e contratto pubblico a pulire. E invece sono costrette a scopare loro, le donne scopatrici di contrada Maddalusa. Bravissimo. Perché lui descrive tutto, tutta la scena. Cioè, è preciso, non si perde un movimento. Cioè, non c'è argomento di cronaca che non lo interessa. Ma io non ho capito una beata fava. Per fortuna, Angelo Ruopolo è qui! Ciao Angelo! Stai, Angelo. Stai anche lì. Perché noi siamo abituati a vederti a mezzo busto. Esatto, non anche vogliamo... perché... c'è un momento di suspense, tutti a casa si aspettano questo momento. Sì. Veramente tu parli così? Assolutamente sì. Ciao Trino Medusa. Ciao Angelo. Non è una macchinetta. Buonasera a tutti qui presenti. Non è un effetto. Parla proprio così. Allora, Angelo, tu normalmente nella vita parli così, in questa maniera così affettata. Io sono un giornalista soprattutto di cronaca. La mia voce è ansiosa e dunque anche ansiogena, nel senso che provoca ansia in chi mi ascolta. E no, dunque l'attenzione. Aspetta, scusa un attimo. Prova. No, è Lucio. Guarda che te bevi l'elio te la mattina, fai a parlare così? Senti, ed è uno stile tutto tuo, sei diventato ormai famoso a livello nazionale, giusto? Mi riconoscono di aver inventato uno stile cinematografico reale, come se un po' didascalico, il servizio respirasse, ecco, quasi come se lo si animasse, si rendesse un essere vivente. Ma sei diventato proprio un personaggio, nel senso che adesso passi per strada e ti riconoscono. Sì, quando parla. In Sicilia soprattutto sì. E il tuo lavoro è fare il giornalista, però ci dicevi che fai anche dell'altro grazie a questa tua peculiarità. Ma qualche volta è successo, ad esempio, che delle coppie che si sposano oppure che delle persone che si laureano allora chiedono un mio servizio che racconta la loro vita in occasione della giornata più importante. Aspetta, in che senso? Che poi lo mandi sul TG? No, in occasione del matrimonio, poi nella sala ricevimenti, magari con il DVD, con lo schermo gigante, proiettano il mio servizio. Facci l'esempio, dai, com'è? Giuseppe e Maria si sono sposati e quindi... Beh, all'età dirai, all'età di 34 anni, in località. Certo. La torta è bianca. Beh, Angelo, veramente devo dire una cosa incredibile quella che fai, non lo fai apposta e quindi la gente a casa adesso si pone la domanda che noi ti poniamo. Ti droghi? Assolutamente no. Io sono contrario a qualsiasi uso di droghe. Beh, lui bene. Alteri le facoltà Paletta rossa. Angelo, c'è una domanda di Tullio. No, Angelo, quando sei in intimità con la tua fidanzata, cosa fai? Cara, sto godendo, sto venendo, sono matto di te, sono ci puoi fare una cronaca? Eccezionale. La risposta è sì. Allora è perfettamente coerente. Perfetto. Coerente con se stesso, Angelo. Noi sappiamo che hai preparato una piccola sorpresa per noi. Ci presenterai il nostro prossimo ospite in perfetto stile Ruopolo. Hai preparato un servizio, ci hanno detto. Volentieri. Leggo come se leggessi una notizia del telegiornale per presentare un ballerino.
Danza e balla, balla e danza, bastano poche note e i suoi piedi non si fermano più. È bravo, è molto bravo, è proprio davvero tanto bravo. E nel web è diventata una vera e propria star. E di ballare ormai non può più farne a meno, anche quando non c'è nessuno a guardarlo. È per questo che di domenica lui, il suo nome è Mino, ma non è il figlio di Mina, il suo cognome è Franciosa, si piazza negli studi Rai e balla, balla, balla ballerino dalla notte fino al mattino, anche se è come se non ci fosse un domani. Ma se un albero che cade in una foresta dove non c'è nessuno non fa rumore, un ballerino che balla in un posto dove non c'è nessuno è comunque un ballerino, punto interrogativo. Scopriamolo insieme, il servizio Inside Mino Franciosa. Grazie, grazie. Portatelo via. Ciao, sono Mino Franciosa, sono venuto qui di domenica a trovare Laura e tu.